Sì, perché ho iniziato questo progetto universitario che si chiama Formula SAE e un giorno mi piacerebbe lavorare nell'automotive, Formula 1, magari anche diventare dirigente sportivo, ricoprire ruoli dirigenziali. Sì, magari la Ferrari, non lo so. E perché no, scusa? Cioè, tu mi vuoi dire che se uno esce da qua, volendo, che ne so, può arrivare in Formula 1? Per esempio in campo edile io faccio il direttore dei lavori in cantieri di grandi opere pubbliche. Cioè, tipo? Tipo infrastrutture, ponti, autostrade, porti. E quindi tu sei... Io sono ricercatrice. Hai Certo. presente l'audio immersivo spaziale? Sì, cioè quello dei videogiochi? Eh sì, esatto. E poi lavoro su questo anche insieme a molti gruppi di ricerca anche internazionali. Ma se io volessi arrivare a questi livelli qua, come faccio? Lo studio. Vabbè, certo, sì, con lo studio, però diciamo oltre lo studio, uno che qualità Beh, ad dovrebbe avere? esempio con la creatività. Infatti, attraverso il corso di studi in ingegneria industriale avrò la possibilità di applicare la creatività sia in ambito progettuale, fattori umani, ma ad esempio anche per la ricerca di soluzioni tecniche, che sono delle caratteristiche fondamentali per diventare, ad esempio, direttore tecnico. Sì, poi la creatività è un aspetto molto importante anche in ambito della ricerca in ingegneria dell'informazione, perché unita a un sapere tecnico ti permette di vedere al di là delle cose per sviluppare nuove idee. Sì, poi non solo la creatività, ma anche precisione, determinazione, che in cantiere ad esempio servono per controllo, accettazione dei materiali o anche per coordinare gruppi di lavoro. Sì, anche l'apertura e la condivisione è molto importante quando lavori con altre persone. Anche noi lavoriamo tutti i giorni con gruppi misti, uomini, donne, ma anche multiculturali. È proprio questo il bello, sentirsi parte di un gruppo. Hai capito? Thank you.